Cosa fosse in vista di una guerra e poi era tutto. Nel tesoro ci sono dei rarissimi vetri ellenistici provenienti addirittura dall'Egitto e poi i più antichi avori dell'India che portano incise figure di grande sensualità e scene di vita di corte. Ecco, è proprio questo il messaggio che i talebani volevano cancellare. Che le culture degli altri possono essere conosciute ed apprezzate e che le nuove civiltà nascono anche dall'incontro fra diversi. I talebani volevano insomma chiudere un mondo che è sempre stato aperto anche dopo la conquista islamica. Ce lo raccontano proprio i Buddha di Bamiyan, che per altri 1500 anni restano meta di pellegrini da tutta l'Asia. Fino a quel giorno di 6 anni fa. Ma la fine dell'incubo del regime talebano è ormai vicina. Nel 2004 i tesori del Museo Nazionale di Kabul tornano finalmente a rivedere la luce tra la sorpresa generale. Restaurati con l'aiuto della comunità internazionale, vengono esposti per la prima volta nel mondo occidentale. L'archeologia svela spesso dei capolavori, ma solo raramente ci può dare anche un messaggio di civiltà così chiaro. E questa mostra ci concede il privilegio.